Ciao ragazzi, come state? Oggi andiamo a vedere l'album di figurine di Miraculous Ladybug e vi dico perché. Ho preso questo album per arrivare a 20 euro, siccome ho fatto un ordine sul sito della Panini, con 19 euro praticamente avete le spese di spedizione con corriere gratuito e mi mancavano praticamente 4 euro per raggiungere l'obiettivo. Ho detto andiamo a vedere cosa c'è, e c'è questo qua di Ladybug che, come sapete, a me piace, e perciò ho approfittato e ho detto ma sì, dai, gli diamo un'occhiata, al massimo comunque si può ritagliare per fare un po' di scrap. E quindi oggi andiamo a vedere questo album Panini. Non ho idea di quando sia uscito, sinceramente. Vediamo se... Ah, ok. Qua mette in teoria dicembre 2022, quindi è un po' vecchio. Questo dovrebbe essere uscito per l'uscita dei film di Ladybug, quando è andata quello di New York e quello di Shanghai. E ve li consiglio di vedere perché sono belli. Adesso dovrebbe uscire il nuovo film. Allora, in omaggio ci sono questi braccialetti che sicuramente erano in omaggio. Penso siano braccialetti penne. Glitter braccialetti, no, glitter braccialetti, ok. Mi aspettavo qualcosina di più, tipo che si aprissero e fossero le penne come una volta... Esistevano una volta sui Cioè, c'era sempre qualcosa, insomma. Ma però sono glitter funzionali. Al massimo li apro e dico sui glitter per la resina o per qualcos'altro. Comunque non è per questo che ci interessa, ma per l'album. Abbiamo anche due pacchetti di figurine, quindi si chiama Eroi nel mondo, sticker album. E adesso andiamo a sfogliarlo. Allora, beh, quest'album appartiene a... Oh, fantastico! Cioè, ragazzi, guardate. Ma vi pare una cosa normale? Cioè, la Panini, vi dico, appunto, nell'ordine avevo acquistato un manga e è arrivato praticamente tutto nella parte del dorso, quindi nella parte qui. Vediamo se ne ho uno. No, questi hanno tutti la sovracopertina. Vabbè. Giusto per farvi capire, c'è questo. Allora, non è questo il manga in questione, però è uno di quelli che sto cercando di recuperare prima o poi. Praticamente qui, sull'angolo, era praticamente un po' strappato. Ecco, una sorta di cosa così, ma peggiore. Adesso qua sul bianco non si nota più di tanto. Insomma, mi hanno fatto la sostituzione. Sta di fatto, ragazzi, che per fare la sostituzione innanzitutto mi hanno chiesto di strappare il manga, e già lì mi è venuto male, perché per una come me, che comunque anche il discorso che c'è mancanza di carta, e poi anche io proprio non riuscirei mai a distruggere libri, proprio è una cosa per me inimmaginabile, quindi ho dovuto fare questa cosa, l'ho strappato però non così ma in verticale, e così magari sempre per il discorso della scrap riesco a recuperare qualcosa. E insomma, me ne hanno inviato un altro che è arrivato oggi, ma è arrivato peggio di quello che mi aveva mandato, quindi gli ho scritto di nuovo e mi hanno detto che in magazzino ce li hanno tutti così difettati. Sì, ma santa pazienza, cioè. Allora, adesso secondo me, non so se la pensate in egual modo, ma i manga, come i fumetti, insomma, si sta creando una sorta di collezionismo. Non è come una volta magari che compravi il topolino e dopo lo passavi a qualcun altro, cioè... Se spendi soldi, anche perché non costano più, cioè i manga ormai non costano più come una volta, che costavano molto meno, adesso arriviamo anche a 12,90€ per un manga, cioè, sì, non sono regalati. Vi faccio vedere, tanto per dire, questi sono alcuni dei manga che ho comprato ultimamente, tipo i diari della speziale, questo viene 6,50€,
Skip and Loafer, questo è appena uscito, ho visto l'anime e mi è piaciuto tantissimo. Questo viene 6,50€. Ma che sfacciato, questo sempre l'ho preso dalla Panini, 7€. Il mio matrimonio felice, che stanno facendo la serie anime su Netflix, questo sempre 6,50€. Poi Tsubaki Cho Lonely Planet, bellissimo, e questo 5,90€. Poi c'è Sakura Saku, questo viene sempre 5,20€. E ne ho altri che tipo uno degli ultimi che ho scoperto è questo Shrink, UI medico psichiatra. Questo, ragazzi, costa la bellezza di 12,90€, distribuito dalla Dinit Manga. E cioè, ragazzi, costano, quindi ho anche ad esempio Kamisama Kiss, anche questo costa 9€. Vabbè, questo è anche bello bello ciuso, insomma, bello grosso, però non lo so. Cioè, secondo me, proprio essendo ormai diventata una categoria, secondo me è quasi di nicchia. Cioè, non tutti vanno a comprare o vanno a recuperare i manga o lo fanno tanto per. Quindi, secondo me, ci vuole, cioè, che siano perfetti. O quantomeno, ragazzi, io sono molto pignola e, cioè, essendo pignola, va bene, voi direte vai a comprarlo in fumetteria o comunque nei negozi, avete ragione, ma io non ho tutto questo tempo, io ho solo una fumetteria in zona, tra l'altro in centro, quindi per me è difficilissimo arrivarci, anche perché non ci sono parcheggi, e l'unico manga che sto prendendo lì è quello di Spy X Family. Però, ragazzi, cioè, anche con Amazon, cioè, sapete quanti ne sto portando indietro perché arrivano rovinati? Ma posso capire Amazon, ma magari la Panini, che essendo un distributore proprio ufficiale, dovrebbe avere quel certo che. Ho contattato anche un'altra azienda che si chiama è un'azienda fantastica, che però non mi ricordo adesso come si chiama, la... no, ragazzi, proprio non mi viene in mente. Ve lo scriverò giù in descrizione. Praticamente, ragazzi, questa azienda, che dovrebbe essere sede a Bologna, voi gli chiedete un manga che ovviamente hanno loro distribuito, loro ve lo inviano a casa e se non hanno delle copie ve lo ristampano per voi. Quindi c'è tanto di cappello, ma veramente tanto di cappello. Non pensavo, sono rimasta veramente wow, proprio wow. Vabbè, sono passati già 8 minuti, io vi ho parlato solo di manga. Quindi questo di oggi, come posso chiamarlo? Ladybug e discussione sui manga. Ok, vabbè, quindi contatterò di nuovo la Panini perché sì, ragazzi, cioè... Ma io mi vergogno anche di contattare, cioè, ve ne dico, sembra quasi che sono una rompiscatole, ma porca miseria, però, cioè, ragazzi, cioè, vabbè, dai, guardiamo questo album distrutto. Allora, qua, vabbè, ci sono le varie, non lo so, perché in teoria dovrebbe parlare del film, però a me sembra quasi un po' di... sembra quasi che parla dei... sì, della serie TV. La gang dei segreti. Reflecta, Queen Banana... Trasformazione, giochi, amore e coraggio, Miraculous Shanghai, la leggenda di Lady Dragon. Guardate che bello. Che poi, sinceramente, lei è veramente, cioè, sembra veramente simile a Marinette. Questa parte è la parte più fatta bene dell'intero album. Proprio mi piace. Poi qui abbiamo giochi, qua i Kwami con i vari nomi che io li dimentico sistematicamente. Qui è quando vanno in America,
la visita al museo, il Kwame della Libertà, Chaos a New York, sì, qua è proprio che parla indubbiamente di New York. E qua ci dice: leggi le avventure della serie TV, appunto, su questo il mio primo fumetto, quindi più per bambini, ma adesso uscirà proprio anche il manga di Ladybug, ecco, se vi può interessare. Comunque, no, questo album proprio non mi piace per niente, zero assoluto, proprio zero assoluto. Vediamo come sono le figurine. Allora, l'album costava 80 centesimi, almeno qua c'è scritto, ah no, scusate, prezzo della bustina per l'Italia 80 centesimi. L'album, non lo so, non c'è scritto. Ma vedo che comunque ogni tanto gli album vengono dati anche gratis per la promozione. Sì, non ovviamente in edicola, ma... Allora, qui abbiamo Chat Noir. Qua la trasformazione nello spazio, che devo dire che non è neanche male. No, beh, le figurine non sono niente male, sono fatte molto bene. Ma l'album è stato strutturato secondo me male, non mi piace. Vediamo. Ok. Sì, no, le figurine, oh, che carina. Le figurine sono fatte, che bella questa. Le figurine sono fatte veramente molto bene, quindi le figurine meritano. Ma l'album, no ragazzi, l'album proprio non mi piace. Non so voi come la pensiate, ma... l'album no, non mi fa proprio impazzire, è veramente super semplice, molto banale. Bene ragazzi, quindi per questo video è tutto, diciamo che abbiamo parlato molto di più di manga e fumetti. Cercherò di mettere i commenti sotto in modo che possiate dirmi anche voi la vostra, perché sapete che... praticamente quando voi non trovate i commenti sotto, non potete scrivere i commenti, è semplicemente perché ho valutato il video come un video per bambini, quindi di conseguenza i bambini non possono scrivere i commenti, visto che è successo tutto un 48, e, sì, non nel mio canale per fortuna, speriamo che non capiti mai più, ma purtroppo queste cose succedono. E di conseguenza insomma YouTube ha dato questa limitazione. E niente ragazzi, io vi saluto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, se volete che faccio un video sui manga dove discutiamo sui manga, vi faccio vedere, e sarà più di un video, ve lo dico subito, che manga sto acquistando in questo momento, che manga ho acquistato, quali sto cercando di recuperare, perché ovviamente alcuni sono proprio difficili perché sono vecchi, tipo appunto quello che vi ho fatto vedere prima di Wolf Girl and Black Prince. E niente, quindi aspetto le vostre considerazioni. Io vi saluto, vi mando un mega bacione, un grande abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!